E sta per partire, amici telespettatori di RTL, un'altra puntata di Punto Sport, sicuramente una delle più variegate. Andiamo alla presentazione degli ospiti e incominciamo con... Perciò. Francesco Di Mattia, maestro di karate. Esatto. Piero Brindani, DS Borgotà. Faccini Daniel, Compiano, calcio. Calcio. Andiamo. Gloria Marchini, Roby Profumi, Pallacanestro A Borgotà. grande richiesta, facciamo parlare anche loro, diciamo il nome. Malat Serventi, atleta di karate. Bene. Michelle Serventi, atleta di karate. Ilaria Del Nevo, atleta di karate. Barrani Fabio, ASD Tertivaltaro. Moretti Alessandro, ex giocatore, no? Mi sono fatto male. Comunque sei in attività, talmente giovane che sei in attività. Bene, allora incominciamo subito con domande stringate, escludiamo da questo primo giro l'amico Di Mattia perché poi ci sarà una conversazione un pochettino più dettagliata e lunga e andiamo subito col calcio. Ieri quando ti ho telefonato mi hai dato questa notizia che insomma, Piero non ci siamo, eh. Velocemente, cosa succede? Brutto periodo, cercheremo di superarlo. Non siamo al meglio, magari dopo entriamo nei dettagli. Esatto. Ecco, il compiano invece ride come un pazzo perché è vero, no? È stata una bella battaglia, ce l'abbiamo messa tutta. Voi in poco tempo avete recuperato 6-7 punti, 3 ve li Senza andati, giocare. uno senza giocare è andata bene. Sì. Ce l'abbiamo messa tutta, dovevamo vincere per forza per riprendere il treno. E allora Allora, insomma, è andata bene. è andata bene. È andata bene. Allora, dicevo, a grande richiesta, perché direi che le ragazze si fanno vedere un po' poco, e diciamo che questa è una delle più gettonate, se non la più gettonata. E allora, a grande richiesta, finalmente, ecco qui, è Gloria, che è una delle espressioni più belle del basket valtarese e della Roby Profumi. Grazie per i complimenti. Sabato abbiamo vinto una partita molto importante contro Cervia, che era ultima in classifica, quindi questo è molto importante per noi per tenere lontana la zona play-out. E quindi niente, speriamo di proseguire il campionato in questo modo, insomma, cercando di Diciamo che tenere. siete 50 e 50 quasi, no? Tra vittorie. Sì, ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatte perché al termine del girone di andata abbiamo ottenuto 10 punti e questo in teoria ci potrebbe bastare per salvarci tranquillamente. Tranquillamente. Adesso speriamo di ripeterci con il girone di ritorno. Bene, Fabio, ecco, tu so che stai ormai organizzando a che punto un grande evento valtarese che ha a che fare con l'atletica, a che punto siete? Poi andremo in dettaglio, vedremo un filmato. Sì, stiamo organizzando la Winter 3 del Borgo, la sesta edizione, sta andando tutto per il meglio. Arrivo adesso da una riunione in cui abbiamo stabilito i punti in cui posizionare le persone e gli iscritti sono già 150 ad oggi, quindi sta andando molto meglio degli altri anni. Vediamo, poi ne parliamo dopo. Alessandro Moretti che soffre perché lui va a vedere il suo Solignano o comunque così rimane a casa al calduccio, però piano piano Setti insomma, sta recuperando un po' di giocatori e anche un po' di punti in classifica. Sì, certo, dato come già nelle puntate che ero già venuto come ospite, ti dicevo che Setti è molto bravo perché il lavoro che fa, paga sempre e lo sta dimostrando in queste ultime partite che comunque andate a vincere a Bardi, che sappiamo tutti che a Bardi È è sempre terrificante. un'impresa, e poi domenica contro l'ultima classifica, però comunque anche andare a giocare sempre con una squadra che deve fare punti non è È mai difficile. semplice, quindi bravo, bravi ragazzi, ma soprattutto brava Setti. Bene, e io dico bravo sicuramente a tutte le equipe di RTA per mandare in onda questo Punto Sport, bravo Jean-Louis Bazzani che poi andrà in onda con un suo programma personale dopo di noi con Atlas, le immagini più belle a livello mondiale, suggestive, davvero che ci trascinano in un mondo quasi irreale, grazie a Berni Stefano per le immagini che poi vedremo, ma adesso soprattutto un grazie
grazie e un applauso mio personale di tutta RTA ai nostri sponsor, perché senza di loro certamente non saremo qui, e se ci siamo diciamo grazie a loro. Continui Petroli, Gotia di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni, un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro, qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana, il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Cattolica Assicurazione di Chiodi Lidia, una polizza a 360 gradi, come salvaguardare ogni evenienza. Consulenza gratuita, preventivi gratis, naturalmente l'assicuratore dalla tua parte. La tranquillità a portata di mano con una polizza Cattolica Assicurazione. Viale Bottego a Borgo Valditaro. Impresa Edile Nunziatini Figli di Borgo Valditaro opera da 30 anni nel campo della ristrutturazione e delle nuove costruzioni. Questa sera propone in vendita dei bellissimi appartamenti in classe energetica B, regolarmente certificati, uno o due stanze da letto, bagno, soggiorno, cucina e balcone. La palazzina appena costruita si trova in Borgotaro e per informazioni numero ufficio 0525 99 541. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, TIM, Vodafone. Nel mese di dicembre grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel via Nazionale 2 a Borgo Valditaro. Amici sportivi, Easy Play lo trovi a Borgo Valditaro in via Nervesa 6/A. Scommesse sportive su tutti gli sport, sala VLT e slot, virtual game, ipica nazionale ed internazionale con tutte le corse in diretta, diretta TV di tutte le coppe e campionati. Amici sportivi e non, ci troviamo a Borgo Valditaro in via Nervesa 6A. Easy Play a Borgotaro, aperto tutti i giorni. Tinteggiare, colorare, armonizzare con i colori giusti, interni ed esterni, con tecniche varie, serve l'esperienza di un vero professionista. Un nome su tutti, Daniele Costella. Contattatelo. Serietà e professionalità lo contraddistinguono. Per saperne di più, chiamate il numero 338 24 78 074. Daniele Costella, il tinteggio che fa la differenza. Dopo la pubblicità ritorniamo per altro giro di domande, ma questa volta soprattutto a base di karate. Poi torneremo al calcio, al basket, all'atletica. Insomma, è una serata densa, per cui non dovete girare, ma dovete stare qui con noi per sapere che cosa i nostri ospiti ci diranno. Caro Di Mattia, tu hai una vita che hai questa scuola. Ci vuoi delucidare un po'?
Dunque, io ho iniziato karate qui a Borgo Valditaro nel 79 e quindi sono passati parecchi anni. E nel frattempo la società ha fatto tanti atleti, tante cinture nere. Tieni il microfono. E siamo ancora qua, che andiamo avanti. Io ricomincio sempre con i piccolini. Posso chiedere quanti iscritti hai? Nella... E adesso ce n'ho una cinquantina. Tanto è partito il tuo filmato, così lo vediamo, sì. Lo commentiamo. E posso chiederti anche, hai ottenuto dei risultati a livello nazionale? So, con la tua... Sì, sì, specialmente con mia figlia, che è stata campionessa d'Italia, e ha avuto tantissimi successi, ma anche con altri atleti, certo in 40 anni è quasi. Ecco, qui circa. Per esempio cosa vediamo? Dunque, qui diciamo che questo qua è il progetto scuola della nostra federazione. Noi dobbiamo sviluppare tante capacità motorie per farle diventare poi tante abilità, quindi io parto sempre da questo qui. Per esempio è un percorso dove certamente prima dovrò insegnare a fare la capovolta, poi dovrò insegnare a saltare e tante cose, quindi diciamo che sviluppiamo tutte le capacità motorie per poi iniziare un lavoro più specifico sul karate. Questo per esempio è un percorso, noi seguiamo alla lettera il progetto Sport a Scuola che ha fatto la nostra federazione. Questo qui è delle elementari e questo è delle medie. E come si può vedere, sicuramente non è che si può fare così senza una preparazione. Bisogna insegnargli bene tante cose prima di poter fare questo percorso. E una volta che siamo arrivati a fare tutte queste cose, evidentemente abbiamo sviluppato molte capacità motorie, come dicevo, e poi piano piano ci avviciniamo. Questo è un percorso delle medie, questo ragazzino è Marat che è qua dietro di me, la ragazza di prima era la Michelle Arini. L'abbiamo riconosciuta. L'hai riconosciuta che era lei. Ecco, poi dopo di questo noi iniziamo. Cosa certo, è importante in questi percorsi? La velocità, la destrezza. Allora, il primo percorso diciamo che si sviluppava molto le capacità condizionali, mentre il secondo percorso si andava più sulla destrezza. E qui cominciamo a usare le tecniche di karate su un palloncino. Bisogna essere veloci, bisogna essere precisi, perché il nostro è uno sport sì di precisione ma anche di velocità, quindi noi usiamo la forza rapida, diciamo è la nostra capacità condizionale dove andiamo a lavorare. Francesco, le tappe per avvicinarsi? Io li prendo da 4 anni. Riprendo da 4 anni questi bambini, questi ragazzini, adesso hanno 11 anni compiuti, vanno per i 12, hanno iniziato tutti in prima elementare, forse anche prima. E mi interessa molto, diciamo, costruirli, perché l'atleta, così come intendo io, va costruito, quindi bisogna stare attenti proprio ai minimi particolari. Particolare sugli appoggi, noi lavoriamo molto sul piede, sugli appoggi, che è importantissimo, e la mobilità articolare, diciamo che le caratteristiche, le doti che deve avere un karateka sono la mobilità articolare e la rapidità, come dicevo prima, sono le due caratteristiche più importanti. Poi esiste la precisione, perché quando poi si farà il combattimento bisogna essere sì rapidi ma anche precisi, e il controllo, noi facciamo lavorare, questo è un grande, l'equilibrio è il nostro nemico che dobbiamo combattere, e qui lavoriamo sugli equilibri in questo percorso, in questo esercizio dove i ragazzi dimostrano le loro abilità e quindi come potete vedere ci sono anche degli equilibri da rispettare. Nella preacrobatica lavoriamo molto sulla preacrobatica, non perché ma è importantissimo per noi anche
la cosiddetta preacrobatica, dove noi insistiamo molto, e quindi queste sono le caratteristiche di un atleta del karate. Ecco, precisione. Cos'è che entra con più difficoltà nell'atleta? Quale di queste acrobazie? La capovolta, sicuramente la capriola è quella dove noi andiamo molto a insistere, perché bisogna saper cadere, è importante, perché noi usiamo nel combattimento le proiezioni, gli ashivarai, e quindi spesso si va per terra e non bisogna farsi male, quindi impariamo a cadere. In questo filmato qui che mi hanno fatto non c'è il combattimento, c'è soltanto, adesso lui sta facendo, Marat sta facendo un kata, un esercizio a corpo libero, dove si immagina di avere davanti tanti avversari, e noi curiamo anche questo aspetto, perché il karate, ci sono due specialità nel karate, c'è il kata che stiamo vedendo e il combattimento, il kumite. Kumite perché è un combattimento dove c'è il controllo del corpo, quindi è, diciamo che è una cosa che per noi è importantissimo. Bisogna arrivare con velocità e con precisione al bersaglio, superando le difese dell'avversario, ma bisogna fermarsi prima di colpire, quindi a un centimetro proprio, è permesso il leggero contatto epidermico. Perciò tu non devi assolutamente colpire. No, non dobbiamo colpire, noi possiamo colpire solo nell'addome, all'addome dove i ragazzini hanno il corpetto, e proiettare, quindi prendere l'avversario per proiettarlo. Magari se mi vedrai un'altra volta, certo, terrò un filmato dove c'è il combattimento. Quindi diciamo, qui anche la Michelle che sta facendo il kata, ma diciamo anche che questi ragazzini che sono qua con me adesso, questi undicenni, hanno vinto tantissime gare, io li porto in giro. E tanto ecco, adesso dove vi spingete sino a fare gare con questi? Ma ragazzi, noi siamo stati, l'ultima volta siamo stati a Monza, ci sono state delle manifestazioni per l'Expo, e quindi noi abbiamo partecipato proprio con questo progetto a scuola, loro hanno avuto un grande successo, i miei atleti. E tant'è che sono stati notati dalla Commissione Tecnica Nazionale, che erano lì ad assistere alla manifestazione, e me li hanno poi convocati a Cesenatico, dove li ha voluti vedere l'allenatore nazionale, il professor Pierluigi Aschieri. Sono esercizi di stretching. Quello lì era un esercizio di stretching, lei era un po' esagerato nel movimento. Curioso. Comunque andiamo a lavorare sull'anca, quindi stiamo scaldando quella parte del corpo dove parte l'escursione articolare per quanto riguarda il calcio. E qui Marate che si diverte a colpirmi con calcio a girare. E tu lo guardi male, poi dopo. No, ho detto che insomma. Diciamo che questo ragazzino qua è straordinario nei calci, e anche per questo è stato notato, perché poi siamo stati anche a Cesenatico, come dicevo. E dove anche lì abbiamo avuto un grosso successo, anche la Michelle è bravissima, ma anche l'Ilaria, che è qua dietro di me, la del Nevo, è bravissima, ma in questo filmato ci sono solo loro due che si esibiscono. All'Expo invece hai portato tutte e tre? Sì, ne ho portati anche degli altri, non solo loro, ho portati anche degli altri ragazzini, 5-6 ne ho portati, così eravamo in 6, sì? Marat? Sì. In 7 eravamo, bene. E qui fanno dei salti, diciamo che... Ecco, questo è uno sport dove si adatta di più l'uomo, cioè il ragazzo o la ragazza? Ma io ho più donne, ho più femmine che uomini. No. Diciamo che è uno sport maschio, perché però richiede una grande mobilità articolare. Quindi queste gambe devono andare, le donne sono leggermente avvantaggiate rispetto agli uomini, sono molto più mobili a livello coxofemorale,
e quindi loro, diciamo che io ne ho più femmine che maschi, non so, purtroppo è una realtà, è una curiosità, che mi si è presentata così, che sono più femmine che maschi. Niente, noi voglio dire ancora che curiamo molto, diciamo, l'aspetto proprio delle capacità motorie, che abbiamo bisogno di tante capacità motorie, perché il nostro è uno sport dove effettivamente si lavora con le gambe, con le braccia, abbiamo l'equilibrio, che per noi il corpo è tutti i movimenti, quindi lavoriamo spesso su una gamba, su un appoggio solo, quanto sia, non so se avete notato, sì, certo, loro che facevano il calcio a 360 gradi, e quindi per noi l'equilibrio è importante, l'appoggio del piede, lavoriamo molto proprio sugli equilibri. E dobbiamo cercare di sviluppare, più capacità motorie abbiamo, è come i mattoni, cioè le capacità motorie sono i mattoni, più ne hai e più poi quando diventeranno, quando si andrà a lavorare sulle abilità, più mattoni hai e più fai le case grandi, più, certo, meno ne hai, più la casa è modesta. E quindi io ci tengo molto a lavorare su tutto, sulla mobilità, sulla preacrobatica, sulla forza resistente, in particolare sulla nostra forza, sulla nostra forza rapida. E quindi mi piace costruire un atleta come si deve, perché come tutti gli sport, anche il nostro potrebbe essere traumatico per le articolazioni e tante, certo, altre, certo, cose, e andiamo sempre a prevenire. Io ci tengo perché i miei atleti devono essere sempre in forma, devono essere, non si devono strappare, no assolutamente, non al mi calcio, non si devono assolutamente strappare, non si devono rompere i tendini, basket, loro devono imparare devono imparare a cadere, devono imparare a saltare, devono essere precisi, corretti nelle cose. Vogliamo sentire le voci del... Loro sono i due ragazzi che erano nel filmato, Serventi Marat, sì, e Larini Michel, che hanno fatto, allora, sentiamo anche le loro voci. Grande Lilaria. Allora, da chi vuoi cominciare? Cominciamo da Lilaria, che è più... Eccola qua. Allora. Sono tutte e tre cinture marroni. Bene. Ilaria, allora, all'Expo, esperienza bellissima, giusto? Sì, sì, sì. Ah, ecco, quello che ha detto il prof, è tutto ok? Sì, cioè, bisogna molto allenarsi, perché sennò, cioè, si perde molto... Molto velocemente. Esatto. E ascolta, ti sei avvicinata a questo sport a quattro anni anche tu? No, io a 5 anni. 5. E che, chi ti ha convinto? Perché guardavo mia cugina che faceva karate, uh-huh, e allora ho provato anch'io a fare karate, allora ho iniziato da lì. Ti sei appassionato? Sì. Sentiamo invece ormai la diva, perché l'abbiamo vista in questo filmato, e per te invece com'è stato l'approccio a questo sport? Mi hanno convinto la famiglia ad andarci. Contenta? Sì. Dillo che sei molto innamorata di questo sport. Dillo. Sì, mi piace molto. Uh-huh. E... cioè, ti sei già posta qualche obiettivo? Ti vedo molto seria, per cui concentrata sicuramente su quello che è il mondo di questo sport. Sì, mi piace molto. Mi piace molto e speri di ottenere tanti risultati, sì, buoni, no? Cediamo la linea a colui che sicuramente ha già delineato il suo futuro, è vero, ti ho visto velocissimo. Grazie. E tu ti sei avvicinato? Quanti Perché anni? Io vengo da Solignano, uh-huh, e mia mamma è molto amica di una signora che portava karate suo figlio, e ha detto a mia mamma di fare questo sport, e ho provato, mi sono appassionato, adesso lo pratico. Beh, contenti, non rinunceresti mai a questo per un altro, no? No. E noi non possiamo rinunciare, caro Gian, assolutamente a quello che stiamo per fare. È vero? Pronto? Eccoci qua, serviti. Gioielleria Romano. La Gioielleria Romano in Bedonia, via Garibaldi, è sinonimo di qualità, esperienza e competenza, e invita tutta la clientela a visionare la vasta gamma di articoli, concessionario orologi di Philip Watch, Braille, Guess, Festina, Citizen, Seiko.
La Gioielleria Romano vi propone i preziosi ed esclusivi gioielli firmati BBG in occasioni uniche e speciali. Inoltre trovate ampia scelta di prodotti fashion, fra i quali i famosi bracciali in argento componibili, firmati Chaumont, con il primo ciondolo in omaggio, e gioielli Brosway, Strolli, Guess, Braille e Ottaviani, naturalmente Gioielleria Romano. L'uomo e la donna sportiva vestono Moretti Sport. A Bedogna tutte le marche più prestigiose al mondo li trovi da Moretti Sport. La tua esigenza sportiva è anche un'esigenza di vestire elegante nello sport. Moretti Sport. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedogna. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditano. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albareto, telefono 0525 96284. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro, telefono 0525 97447. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Valditaro in Piazza della Legna, la meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Valditaro. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Borgo Video di Cacchioli Paolo, via Nervesa 15 a Borgo Valditaro, telefono 0525 91 6200, cellulare 389 1979 202. Problemi con il vostro PC? Non esistono problemi. Borgo Video. Vendita assistenza personal computer, Borgo Video. Vendite noleggio DVD, giochi, Borgo Video. Borgo Video di Cacchioli Paolo, l'amico del tuo computer. Via Nervesa a Borgo Valditano. Bar Paninoteca Caffetteria Wine Bar Stile Divino. I vostri aperitivi, i vostri happy hour, i vostri momenti con amici. Bar Paninoteca Caffetteria Wine Bar Stile Divino. Piazza Farnese a Borgo Taro. E ritorniamo in studio e ritorniamo al calcio, si torna al calcio, leggo mentre andrà la classifica, Jean-Louis velocissimo, leggo i risultati della prima categoria, Barcaccia Povigliese 0-1, Big Match Biancazzurra Basilica 2000 1-0, Fornovo Sorbolo 1-3, Gattatico Felino 0-1, Lesignano Valtarese 1-1, Mazzolara Bardi 0-0, Melletolese Viadana 0-0, Solignano Sant'Ilario 3-1. La classifica eccola qua, adesso la commentiamo velocemente con i tre amici del calcio. Allora, cominciamo con l'esponente longilineo del Compiano. Come vedi la Valtarese, come vedi il Bardi e come vedi naturalmente il Solignano?
E dalla classifica ormai ha preso una certa linea e lottano tutti e tre per la salvezza. Il Bardi era partito bene, ho visto, ma ormai deve imbloccare un po' qualche vittoria da saltare fuori da quel posto lì, ma secondo me tutti e tre dovrebbero farcela, che la classifica è abbastanza corta e anche la Valtarese alla fine secondo me ci saltano. Sì, a tre punti per saltare via. L'ultima ormai è andata, però sono tutte lì perché fai due vittorie, ne passi tre o quattro e... Sì, con sei punti la Valtarese andrebbe a 21, ecco, sì. Per cui... E tu Piero, che poi ti tartasso bene col Borgotaro perché... Sono sempre pronto a essere tartassato. Ecco, vai. Comunque la classifica qua vedo, io lo dico da un po', dico che la Valtarese al completo ha una rosa superiore a tante squadre che gli stanno davanti. E quindi sono ottimista sulla Valtarese. Anche stamattina ho parlato con Riccardo, si può nel mister, mi ha detto che la partita di ieri è giusto il pareggio, è un pareggio fuori casa, ci può stare contro una diretta concorrente. Domenica hanno uno scontro importantissimo con la Meletolese che è tre punti avanti. Vincendo lo scontro la raggiungono e diciamo che potrebbero avvicinare il Bari, perché il Bari c'è una brutta partita domenica. Dico subito. Il Bardi, vediamo un attimo, te lo dico. Ragazzi lì. Sì, gioca in casa col Biancazzurra. Non ce l'ha facile. No. Mentre però. Il Lesignano gioca a Sant'Ilario, quindi qui potrebbero esserci tre punti e andare a 21. È una classifica molto, molto corta. Io vedo male il fornovo dell'amico Ghillani, mi dispiace dirlo. Mi dispiace anche a me. Ho grande stima per Giorgio. Beh, ha già fatto un miracolo. Lui. Però esatto, gli hanno messo a disposizione una rosa che è nettamente inferiore a quella della Valtarese e al Bardi. Io Solignano invece non lo vedo invischiato nella lotta perché ha fatto due vittorie consecutive e poi una rosa che se recupera qualche giocatore sicuramente non lotterà per salvarsi. Alessandro, il tuo Solignano ha ripreso a marciare bene? Sì, dico il Solignano, ripeto, le altre squadre non le conosco tantissime, a parte qualcuna che ha giocato contro Solignano, ma non le ho viste tutte le partite, quindi certo. Non ti posso descrivere bene, però bisogna sempre guardarsi in casa propria, quindi ti dico che noi del Solignano, ho detto, secondo me riusciamo a saltarci fuori molto bene, però... Non è mai detto, sai, campionati, però. Il pallone è rotondo, quindi sai, è difficile, però sono sicurissimo. Solignano, per scherzi a parte, giocate domenica non, a Poviglio, una partita difficile anche quella lì, però sai, si possono fare tre punti molto bene. Lo potete raggiungere se vincete. Sì. Però ti dico, la classifica è corta, quindi... Ogni domenica si può fare il salto o si è sempre in mezzo al gruppo di tutte quelle che stanno lottando per schivare i play-out. Fabio, con te parliamo di atletica, però parliamo anche di questo, in questo giro di domande. Ecco, hai detto che gli iscritti sono già in questa vostra organizzazione? Siamo sui 150 a oggi. Voi mirate a quale numero? L'anno scorso 221 partenti, miriamo a fare almeno uno in più. E si svolge, diciamo, già la data? A domenica 24, è una gara di trail, quindi completamente fuori strada, super, nei sentieri, boschi, single track, è una specialità che sta andando molto. Sei in mezzo alla natura, sei lontano. E che giro fate? Si fa tutto sopra la parte di Macinarsi, sopra tutta quella zona lì, poi si rientra giù, si fa la parte si passa a Bornelli, si guarda il Varacola e dopo si fa la parte di Monticelli, si rientra a Borgotaro, in Piazza Verdi. Diciamo anche la partenza arrivo lì in Piazza Verdi davanti al cinema Farnese, sì. E partenza alle 10 per dare modo a tutti, anche quelli più lontani, di poter arrivare in tranquillità. E abbiamo iscritti da tutto il nord Italia e tantissimi di quelli. Previsto verso? Ma abbiamo fatto i conti che i primi ci metteranno
meno di 2 ore, perché è 20 km, ma percorso duro. Torna a mezzogiorno. Sì, sì, sì. Il primo che sarà Michele Sartori dal Barreto, pensiamo e speriamo. Dovrebbe essere, per quell'orario, dovrebbe essere intorno a mezzogiorno, dovrebbe già essere nelle docce. Ecco, visto che sta andando il filmato. Sì, questo qua è un filmato dell'edizione 2015, fatto da un nostro amico Michele Pini di Salso Maggiore. E fa capire il trail com'è, sei completamente immerso nella natura, i percorsi sono segnati con delle fettucce o con dei segni per terra. Noi, grazie alla Protezione Civile, al SAIR, agli alpini, agli amici della montagna e tutte le organizzazioni che ci danno una mano, presidieremo completamente il percorso, siamo su una persona al chilometro. Il trail era nato per correre soli in mezzo alla natura, però più persone riesce a dare, a mettere a disposizione, perché anche perché magari qualcuno ha bisogno. Sì, 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 se qualcuno dovesse farsi male, poi nel bosco è sempre meglio sentirsi un po' più sicuri, via, specialmente durante una gara. Abbiamo 3 punti ristoro, abbiamo cercato di fare 2 ambulanze, cerchiamo di fare il meglio perché non ci siano problemi di nessun tipo per i ragazzi che verranno a fare la gara. Ora aspettiamo che entrino tutti i parmigiani, diciamo, ma dalla Liguria e dal nord Italia abbiamo tantissimi iscritti. Ecco, posso chiedere, le maggiori difficoltà si incontrano come? A organizzare un evento come questo? Un evento come questo, innanzitutto devi trovare il percorso, cercarlo sicuro, cercare che nei punti più lontani che ci siano degli accessi per i mezzi di soccorso, per un eventuale elicottero, devi cercare che tutte le associazioni abbiano il tempo e la disponibilità di darti una mano. Abbiamo avuto un grande aiuto anche dal comune di Borgotaro in questo, e che ci dà la palestra, ci dà tanti servizi, ci dà il patrocinio, sono stati molto, molto bravi a darci una mano. E poi dopo devi sperare nel tempo. La nostra si chiama Winter Trail e quindi molti sperano che ci sia la neve. Noi da organizzatori non lo so. No. Cioè, e poi le altre difficoltà sono trovare gli sponsor, trovare le persone che poi ti possono dare una mano, che è la cosa più importante, via. Perciò mano d'opera, sponsor, tempo ideale. Sì, il tempo è importante, che non piova o che non nevichi, però in queste gare c'è un materiale obbligatorio da portare, devi avere una giacca anti-acqua, devi avere un telefono sempre acceso in caso che ti perdi. Sono delle regole. Insomma. Sì, devi avere un telo termico che te lo metti addosso in caso che ti fai male mentre aspetti i soccorsi, devi avere un fischietto perché scivoli... Puoi attirare l'attenzione, devi avere una riserva idrica, anche se ci sono predisposti ristori, devi avere con te una riserva idrica di almeno 0,5 litri. C'è tutta una regolamentazione perché comunque sei in un ambiente, non su una strada, sei dentro a un bosco, è sempre meglio andarci attrezzati e organizzati. Certo. Ci sarà quest'anno per la prima volta anche una camminata non competitiva, che sarà di 8 km. Che prende solo la parte di Monticelli praticamente, quindi tutti quelli di Borgotaro che vogliono farsi un giro in totale sicurezza, una passeggiata anche non di corsa a passo, possono venire, iscriversi e poi dopo partecipare a questa buon gara. Divertimento naturalmente. Ah, sicuramente. Poi torneremo a questo. Gloria, allora, parliamo della partita che vi ha visto vincitrici con anche un buon punteggio, perché quando si arriva a 7-8 punti di vantaggio vuol dire che la partita, insomma, oppure non è stato tutto così? No, non è stato tutto rose e fiori, in realtà ci aspettavamo qualcosa di più da noi stesse, perché Cervi era il fanalino di coda di questo campionato, quindi a 0 punti, non aveva mai vinto in casa, che era stata la prima partita poi del campionato, avevamo vinto molto molto meglio, era stata molto più facile. Purtroppo non veniamo da un periodo felicissimo, abbiamo avuto delle difficoltà l'ultima partita di rientro dalle vacanze natalizie e contro San Lazzaro di Bologna, anche lì era una partita
in cui avremmo dovuto fare qualcosa di più perché avevano gli stessi nostri punti e ci aspettavamo di andare là e fare la nostra partita. Invece non è stato così, ci hanno, a parte i primi due quarti, ci hanno dominato. Alla fine abbiamo perso di più di 20 punti, 21 se non ricordo male. Quindi niente, sabato doveva essere la partita un po' del riscatto, invece non è andata proprio come speravamo. Il risultato alla fine ci va bene perché è una vittoria importantissima, come dicevo prima. Cosa è mancato? L'approccio, la cattiveria, non so, cosa è mancato per te, ecco? Sì, ritornando alla partita di due domeniche fa contro San Lazzaro di Bologna, che era una partita in cui avevamo delle aspettative buone, perché vincendo ci portavamo nella parte alta della classifica, quindi per noi era un gran risultato. E è mancata sicuramente quella cattiveria agonistica che ci dovrebbe contraddistinguere, perché siamo una squadra molto giovane e noi dobbiamo fare della velocità, dell'aggressività il nostro punto di forza. In realtà in quella partita è mancato tutto di questo. E cosa invece ti ha deluso, un po' deluso, pur vincendo Sì, mi ha deluso l'atteggiamento che si è ripetuto di domenica scorsa, ecco. Mi aspettavo una partita più grintosa in cui avremmo dovuto subito prendere il sopravvento, invece fino praticamente all'ultimo quarto siamo stati punto a punto e alla fine siamo state brave a indovinare dei canestri che poi ci hanno portato a distaccare un po' il vantaggio di quei 7-8 punti che ci hanno permesso di vincere. Però insomma, è bello. Si può fare meglio, secondo me. Ecco, a volte nel calcio non c'è questa autocritica, invece è brava, complimenti. Allora, complimenti anche a Jean-Louis, perché lui è scattante, veloce e va a canestro con una facilità incredibile. Sono convinto, sta già cestinando, lo vedo. Continui Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e non e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Cattolica Assicurazione di Chiodi Lidia è una polizza a 360 gradi, come salvaguardare ogni evenienza. Consulenza gratuita, preventivi gratis, naturalmente l'assicuratore dalla tua parte. La tranquillità a portata di mano con una polizza Cattolica Assicurazione. Viale Bottego a Borgo Valditaro. Impresa Edile Nunziatini Figli di Borgo Valditaro opera da 30 anni nel campo della ristrutturazione e delle nuove costruzioni. Questa sera propone in vendita dei bellissimi appartamenti in classe energetica B, regolarmente certificati, uno o due stanze da letto, bagno, soggiorno, cucina e balcone. La palazzina appena costruita si trova in Borgotaro e per informazioni numero ufficio 0525 99 541. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, TIM, Vodafone. Nel mese di dicembre grandi occasioni.
nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Amici sportivi, Easy Play lo trovi a Borgo Valditaro in via Nervesa 6/A. Scommesse sportive su tutti gli sport, sala VLT e slot, virtual game, ipica nazionale ed internazionale con tutte le corse in diretta, diretta TV di tutte le coppe e campionati. Amici sportivi e non, ci troviamo a Borgo Valditaro in via Nervesa 6A. Easy Play a Borgotaro, aperto tutti i giorni. Tinteggiare, colorare, armonizzare con i colori giusti, interni ed esterni, con tecniche varie, serve l'esperienza di un vero professionista. Un nome su tutti, Daniele Costella. Contattatelo. Serietà e professionalità lo contraddistinguono. Per saperne di più, chiamate il numero 338 24 78 074. Daniele Costella, il tinteggio che fa la differenza. Seconda categoria, risultati: Cervarese Siviziano 1-1, Borgotaro Ghiare 1-2, Compiano Big Match Valgotra 2-1, Fornovo Felegara 5-1, Fraora Audace 3-0, Lemignano Valbaganza 0-2, Vico Fertile Calestanese 2-0. Anche questo è un risultato un po' inaspettato. Vediamo la classifica e analizziamo velocissimamente con i nostri interlocutori, che naturalmente riguarda il calcio, e poi faremo domande anche naturalmente a Di Mattia, ma non sul calcio, ai relativi sport, basket e atletica. Allora, in questo caso ti vede protagonista, è andata bene. Molto bene. Come avete giocato? Con tanta grinta, e poi abbiamo fatto un mese e mezzo di sosta e tutti gli allenamenti, pensi alla prima partita, quindi concentrazione al massimo, derby, tanti amici, però nel calcio a volte quando si gioca non si guarda in faccia a nessuno e bisognava vincere. Ce l'abbiamo fatta un po' alla fine con qualche sofferenza, con qualche sbaglio nostro, però ci serviva un po' per l'umore, per le prossime partite, perché anche domenica giochiamo con l'Audace, che ormai è in fondo, quindi dobbiamo vincere anche domenica, che ci risolleva un po', perché poi c'è qualche scontro diretto, quindi due vittorie così di fila. Perché ci sono anche dei risultati incredibili, perché questa vittoria del Vico Fertile col Calestano. Sì, non se lo aspettava nessuno. Comunque Vico Fertile, una bella squadretta ce l'ha, quindi i punti non sono neanche i reali loro. Anche noi qualche punto in più forse potevamo meritarlo, perché qualche vittoria, qualche partita che stavamo vincendo l'abbiamo buttata via, come col Siviziano, cominciavamo 2-0, un quarto d'ora dalla fine. E allora, comunque, soddisfatto, no? Esatto. Ah, eccoci qua. Allora, questo Borgotaro, cosa avete? Mi hai detto che ieri non avete giocato proprio bene, che vi manca un finalizzatore, giusto? Che vi manca? Beh, il primo tempo ieri abbiamo giocato bene. Il problema è stato che siamo entrati tante volte in area, ma appunto perché ci è mancato il finalizzatore, non abbiamo concretizzato le occasioni avute. Poi su uno svarione della nostra difesa abbiamo preso il gol dell'1-1 nel finale del primo tempo, mentre nel secondo tempo ha fatto molto meglio di noi il Ghiare e a differenza nostra ha concretizzato di più le occasioni avute. Fortunatamente devo fare un elogio al mio portiere, il 12esimo Nicolino Bernardi, che è stato strepitoso in due occasioni, quindi lo voglio elogiare perché se lo merita, perché fa sempre il 12esimo e c'è sempre, e questo è un ruolo che è bruttissimo fare il 12esimo, certo, perché giochi praticamente mai, quindi qua si merita gli elogi. E nel finale al 91esimo, primo minuto di recupero, abbiamo preso un gol
su una punizione che è finita contro il palo, poi la mia difesa e i miei giocatori hanno dormito mentre gli avversari sono stati un po' più svegli, hanno concretizzato la respinta del palo e l'hanno messa dentro. Quando ricomincia dopo la sosta, ha detto bene la Gloria anche loro a San Lazzaro, quando c'è la sosta natalizia, siamo dei dilettanti, quindi c'è chi va a sciare, c'è chi va in Francia, c'è chi va alla, aia, all'Amorosa Via, e non puoi, sono giocatori che giocano per niente, quindi non prendono neanche un rimborso. Non puoi vincolarli a stare a casa. E quindi non è possibile farlo, perché non sarebbe giusto, anche se cerchiamo sempre di limitare queste vacanze, però è giusto che ci siano. E quando riprendi questi campionati, poi a volte li paghi, vedi anche la sconfitta del Calestano col Vico Fertile. Certo. E quindi ha detto bene la Gloria prima, a volte quando si riprende dopo la sosta natalizia o dopo una sosta c'è sempre qualche risultato a sorpresa. Bene, così alterniamo il calcio a tutto il resto. Allora, avete viaggiato in tutta Italia, avete trionfato in tutta Italia, il più bel ricordo che hai qual è? È stato da sempre, nei primi mesi di scuola, l'obiettivo di Monza, che è una gara internazionale dove partecipano gli atleti di tutta Italia. E noi ci siamo distinti dagli altri perché l'allenatore, come ha detto il nostro maestro, il prof Pierluigi Aschieri, ci ha preso in considerazione, ci ha visti e ci ha mostrato al pubblico. E da quella volta ci ha chiamato più volte per andare a Cesenatico 3 giorni ad allenarci con i maestri della nazionale. E a Monza mi credevo sul podio, poi hanno detto che non tutti possono stare nei primi posti, quindi hanno fatto solo un certificato e una medaglia, che per me è già stato un gran premio partecipare. Poi a Cesenatico abbiamo già fatto un grande successo, ci siamo divertiti insieme agli altri, abbiamo fatto nuove conoscenze e questo è tutto quello che ricordo. Una cosa bella, no? Stai vivendo un bellissimo momento e pensa quanti ne avrai ancora. È vero, davanti a te, con tanti bei risultati, anche perché sennò sai che è cattivo lui dopo. Quando si compiono i 14-15 anni comincia ad essere un po' nervoso se non si ottengono risultati. Io ti avviso con qualche anno di anticipo. Sentiamo, invece per te com'è? Ecco, anche per te Monza o qualche altro? Sì, è stato bello anche Monza, però siamo stati anche a Certaldo, dove abbiamo fatto il combattimento squadre, che la nostra squadra era composta da me, Ilaria e un'altra atleta di karate, Giada, e siamo riusciti ad arrivare prime. Oh, e poi abbiamo fatto anche il combattimento individuale, anche quello è stato un buon risultato. Man bassa, avete vinto tutti. Sì. Brave. Sentiamo un po' il maestro, ecco, qual è, diciamo, negli ultimi anni la tua allievo, il tuo allievo che proprio fai un grande affidamento? C'è uno che spicca, è brutto fare i nomi, però magari. Ma come so che lui prima, lo guarda in un modo molto particolare. Parli di questi che ho conosciuto stasera, ma questi qua sono. Io ci spero molto che diventi. Spero che diventino forti, via, perché diciamo che ottengano dei risultati, che conquistino dei titoli. A che perché, età? Adesso ho un gruppetto che li sto curando in maniera particolare, perché loro hanno delle qualità, hanno dei requisiti, e quindi posso veramente lavorarci in un certo modo, perché spero, anche perché, come dicevo, hanno delle buone qualità, delle buone capacità, e poi ce ne sono tanti altri. Per adesso punto su di loro. Punti su di loro, e non solo loro tre, ma anche altri che questa sera non sono venuti, sono qui. Certo. Spero veramente, quest'anno iniziano a fare veramente l'agonismo, sono esordienti A, e quindi 12-13 anni già si comincia a dimostrare quello che si vale.
a livello, diciamo, di preparazione tecnica, atletica, sono prontissimi, e quindi adesso bisogna vedere, come dicevo, noi abbiamo due specialità, il kata e il kumite. Loro sono portati più che altro nel kumite, nel combattimento. Con lui sono un po' indeciso come Arate se spingerlo un atleta di kata o un atleta di kumite, perché è forte in tutte e due le specialità, ma sicuramente a lui piace più il combattimento, quindi... E spero quest'anno dovranno dimostrare in questi due anni di essere all'altezza, di poter diventare dei forti atleti. Persino, come diceva lui, l'allenatore nazionale ha detto che hanno tutte le carte in regola per poter diventare dei campioni. Ora li metterò sotto e spero che i miei sogni si avverino. E per te invece questo girovagare in giro per l'Italia con vittorie e quant'altro, ma Dove? Per me siamo andati anche a Venezia, la prima gara che abbiamo fatto di combattimento, e avevamo fatto anche un percorso palloncino kata. Lì c'eravamo tutti e abbiamo vinto, siamo andati tutti sul podio, e poi siamo andati anche a Ferrara, tutti primi, anche lì. Bravi. Anche lì c'era palloncino, kata, percorso, quella roba lì. E insomma, soddisfatta di quello che avete fatto sino adesso. Bravo. Sentiamo Gloria invece su un'altra cosa. Adesso mi dovrei commentare. La promozione ha riposato, poi torniamo alla roba di profumi. La prima divisione invece ha giocato, maschile, Euro Auto San Polo di Torile 69 a 52, per cui risultato positivo. Te l'aspettavi? Ha vinto bene, ha vinto male, come? No, non ho capito il risultato. Euro Auto San Polo Torile 69 a 52. Euro, ma cos'è, la prima divisione? Sì, prima divisione. Ah, sì, beh. No, perché, cioè, no, perché la promozione è giusta, riposato. Esatto, sì. Non sono ben informata sulla classifica della prima divisione, quindi non so se stanno anche facendo bene. Anche perché sul giornale non ci sono, ci siete solo voi. Ci siamo solo. E anche la promozione maschile, però. Sì, però riposato, no, per cui non c'è. Insomma, è un gruppo molto eterogeneo quello, so che ci sono dei ragazzi, diciamo, un po' più su d'età, e accompagnati da dei ragazzi giovani, insomma, 25 anni più o meno, forse neanche. Quindi sicuramente anche loro riusciranno ad avere dei buoni risultati. Potranno unire l'esperienza alla rapidità di un ragazzo magari più giovane, ecco. L'Under 18 invece ha perso Correggio i due gatti 82-50. Sì, l'Under 18 secondo me ha dei buoni prospetti in quella squadra, ci sono dei ragazzi molto validi, e ovviamente stanno facendo un campionato d'elite che racchiude delle squadre piuttosto forti, per cui ci sta, è normale che anche loro qualche partita la vincano, altre le perdano, ma fa parte della crescita di un ragazzo giovane, e quindi insomma ci sta. Mentre le ragazze Under 14, Valtarese e Calendasco 51 a 45, poi ci fermiamo. Perciò buono. Sì, ma sicuramente adesso il settore, la Valtarese Basket sta puntando tantissimo al settore giovanile. E come sapete è tornato Maurizio Scanzani, che penso che sia... il top, ma a livello nazionale sto parlando, non solo a livello provinciale, a livello nazionale, per quanto riguarda il settore giovanile e la crescita di giovani atleti. Quindi sicuramente avendo preso questo allenatore, la Valtarese punta molto al settore giovanile e a far crescere dei prospetti interessanti per poi portarli in prima squadra fra qualche anno, e questo secondo me è la cosa più importante che una società possa fare. Fabio, allora, ormai sicuramente siete addirittura d'arrivo con questo
appuntamento importantissimo. Si possono ancora iscrivere, facciamo un messaggio promozionale, dai. Sì, sì, ci si può iscrivere su internet, ormai si fa tutto su internet, abbiamo una pagina Facebook, Winter Trail del Borgo, dove da lì ci sono, il nostro sito è www.trattivaltaro.com e da lì dopo uno si iscrive su un portale che cura le iscrizioni. Dove c'è il regolamento, sì, sì. Tutto. Se no ci si può iscrivere anche la mattina o il giorno prima, che noi saremo a preparare tutta l'area e ci saranno i ragazzi della segreteria, quindi quelli di Borgo Taro che vogliono fare sia la camminata o che vogliono, qualcuno che vuole fare la gara, si può iscrivere anche di persona, ma di solito ormai si fa tutto via internet. Si fa. Ecco, la partenza ribadiamo alle 10. Alle 10, alle 10 di vuole, tutte e due. Sia l'ultimo secondo, è giusto che arrivi almeno alle 9. E anche prima, perché ci sarà tanta gente che arriva al ritiro pettorali, al ritiro pacco gara, e quindi e quelli che si iscrivono la mattina, quelli che si svegliano e vedono che c'è bel tempo e ci vanno, se piove magari non la fanno, quindi sarebbe meglio farlo nei giorni precedenti, però si può fare anche la mattina, diciamo. Alessandro, torniamo al calcio di conseguenza, poi ci fermiamo un attimo. Allora, abbiamo visto che il Borgo Taro, malgrado ha perso qualche partita di troppo, ne ha perse ben 7, ragazzi, non è che siano poche, e rimane secondo col Calestano, per cui ancora tutto si può aggiustare. Con Piano, col Valgotra se la giocano così per tirarsi fuori, sì, dai guai. Spero, in tutte e tre le squadre ho degli amici, quindi devo parlare bene per forza di tutte e tre le squadre, poi col presidente. No, sto scherzando. Vai tranquillo. La Borgo Taro sta facendo un ottimo campionato, è lassù, quindi che si goda il momento, anche se ha perso qualche punto in giro, ma vabbè, ci può stare, in un campionato ci può stare. Il Compiano e il Valgotra, io spero che ce la facciano proprio con tutto il cuore, perché ho degli amici, ripeto, ma hanno anche delle qualità dentro queste due squadre, quindi ripeto, secondo me ce la possono fare, non dico benissimo per vista della classifica, però dai, ce la possono fare, via. Bene, e noi ce la possiamo tranquillamente fare, ne sono certo, anzi Gian lo vedo già scattante sulla sinistra questa volta ed è pronto a farci un gol clamoroso. Gioielleria Romano, la Gioielleria Romano in Bedogna, via Garibaldi, è sinonimo di qualità, esperienza e competenza e invita tutta la clientela a visionare la vasta gamma di articoli, concessionario orologi di Philip Watch, Braille, Guess, Festina, Citizen, Seiko. La Gioielleria Romano vi propone i preziosi ed esclusivi gioielli firmati BBG in occasioni uniche e speciali. Inoltre trovate ampia scelta di prodotti fashion, fra i quali i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant con il primo ciondolo in omaggio e gioielli Brosway, Strolli, Guess, Braille e Ottaviani, naturalmente Gioielleria Romano. L'uomo e la donna sportiva vestono Moretti Sport a Bedogna. Tutte le marche più prestigiose al mondo li trovi da Moretti Sport. La tua esigenza sportiva è anche un'esigenza di vestire elegante nello sport. Moretti Sport. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedogna. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Val di Taro. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino,
di Albareto, telefono 0525 96284. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Valditaro. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgo Taro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Borgo Video di Cacchioli Paolo, via Nervesa 15 a Borgo Valditaro, telefono 0525 916200, cellulare 389 1979202. Problemi con il vostro PC? Non esistono problemi. Borgo Video. Vendita assistenza personal computer, Borgo Video. Vendite noleggio DVD, giochi, Borgo Video. Borgo Video di Cacchioli Paolo, l'amico del tuo computer. Via Nervesa a Borgo Valditaro. Bar Paninoteca Caffetteria Wine Bar Stile di Vino. I vostri aperitivi, i vostri happy hour, i vostri momenti con amici. Bar Paninoteca Caffetteria Wine Bar Stile di Vino. Piazza Farnese a Borgo Taro. Torniamo in diretta. Allora, tocca a te e ti chiedo. Davanti a voi avete Vico Ferti, Leghiare, Felegara e Fulgo e Fornovo. Ecco, di queste, qual è la più forte? La più forte? Penso sia il Ghiare, che comunque... Non è che vuoi accontentare il Presidente. No, perché anche noi abbiamo perso sul campo, ma vinto fuori dal campo, perché erano squalificati. E c'è andata una bella batosta, cioè corrono, sono una bella squadra. Vico Fertin, anche loro c'è una bella squadra, però tra le tre... Il Ghiare è quella che secondo me sicuramente si salva al più presto, si salva tranquillamente. Noi ce la combattiamo con col Valgotra, Vico Fertile, la Folgore, Siviziano. Siviziano, sì, Siviziano che è penultimo. E vincendo domenica vediamo un po' anche gli altri cosa fanno e speriamo in qualche pareggio. Dunque, qualche fino alla sconfine, fine, della fino alla fine, sì, sicuramente, anche se vinciamo al massimo 3-4 vittorie dobbiamo farle, ma quest'anno a 25 punti non sei ancora salvo. Piero, allora, brutto periodo, l'allenatore, cosa vi siete detti, se è possibile dirlo al microfono? Beh, tutto non ti posso dire quello che siamo perché detti perché so che lui ieri è uno che si infervora. E stamattina. Però ti correggo, la Borgo Taro ha perso solo tre partite, compresa quella di ieri, non ne ha perse sette, se no non avremmo 25 no, punti. No, scusa, tre partite, scusa, vinte sette, scusami. Perché se no non avremmo 25 posso punti. Posso fare una capriola no, così di Mattia? No, magari... Infatti non ti ho corretto subito, aspettavo. No, ma ci sta, per l'amore del cielo, sto scherzando. No, l'allenatore è... Ha detto delle cose importanti, ha dimostrato umiltà stamattina, non dico cosa mi ha detto, però perché non lo posso dire, non lo voglio dire. Credo che però la colpa, tra virgolette, secondo me c'è stato un calo mentale, perché la testa in qualsiasi sport è fondamentale. Questo i miei giocatori a volte non lo capiscono, a volte si sopravvalutano, ma a volte manca un po' d'umiltà, a volte si pensa di vincere contro squadre. Noi abbiamo regalato un punto all'Audace che ha due punti, siamo riusciti a far fare un punto all'Audace, l'ultima di andata, quindi poi mi dicevano abbiamo giocato bene, gli ho detto sì, è facile giocare bene con quelli che hanno un punto, però bisogna anche vincere queste partite qua.
e quindi spero che ci facciamo tutti un bagno d'umiltà, cominciamo a far lavorare la testa nella maniera giusta, mettiamo in campo la giusta cattiveria, la giusta grinta, torniamo ad aiutarci come all'inizio campionato e i risultati sono venuti e spero verranno ancora. Comunque siamo ancora secondi. Questo, sì, malgrado tutto secondo. Malgrado tutto siamo secondi, quindi siamo in piena corsa playoff, che è poi l'obiettivo che avevamo a inizio campionato. Quindi siamo nella norma, diciamo, per ora. Sentiamo Alessandro, poi domande veloci invece per gli altri sport. Allora, per te voglio farti questa domanda più dettagliata, in questo, ecco, per il Borgotaro, più pericoloso, Calestano o Lemignano, che comunque è staccato di 3 punti, il Calestano invece è a punteggio, ha lo stesso punteggio del Borgotaro, perché il Calestano aveva messo su una bella squadra. Ti dico, secondo me più che temere quelle due squadre lì, deve temere se stesso. Esatto, t'ho letto nel pensiero. Esatto. Perché comunque, ripeto, loro hanno una bella rosa, una bella squadra, sono un gruppo affiatato, un gruppo che di amici, un gruppo che può fare bene. Quindi il campionato se lo giocano loro, lo decidono loro la loro sorte. Fabio, cosa ci vuole per avvicinarsi a questo sport? Cosa spinge uno a fare tanti chilometri, tanta fatica per fare queste gare? Ma cosa spinge non lo so, ognuno poi sceglie lo sport che preferisce. Non so, il contatto con la natura. Io ho sempre corso fin da piccolo, a me piaceva uno sport in cui sei te che decidi se vai bene, se vai male, mentre loro fanno quasi tutti sport di squadra in cui c'è un gruppo. Io ho sempre preferito fare da solo, correre da solo, se andavo bene era merito mio, se non andavo bene era colpa mia. Qua sei sicuramente in mezzo alla natura, non sei dentro a un campo, non sei dentro a un palazzetto o non sei su un campo, come non so come si chiama il loro, il karate, e sei in mezzo alla natura, parti, vai nei boschi, vai nei sentieri, vai o anche su strada, dipende, però è sicuramente un senso di libertà che tanti altri sport non ti possono dare. E poi serve fondamentalmente un paio di scarpe. Per cui serve poco. Sì, dopo è ovvio che dopo più vai avanti, più fai delle cose più impegnative, dopo serve, come dicevo prima, certo, giacca e tante cose. Certo. Però fondamentalmente serve un paio di scarpe, tanta voglia e la testa, come diceva bene lui, in tutti gli sport la testa è fondamentale. Ok, Gloria, allora torniamo alla tua squadra, perché l'amore per la tua squadra si vede. Molto spesso ti vediamo sulla Gazzetta, migliore Gloria Marchini, eccetera, ha portato al successo le sue compagne. Ecco, però le tue compagne, se non ci fossero, tu non potresti essere così, la giocatrice di spicco. Però ti ho visto delusa nel parlare le ultime due partite. L'allenatore cosa vi ha detto? Per tornare a quello che eravate all'inizio, cosa dovete fare? L'allenatore ovviamente è rimasto molto deluso da queste ultime prestazioni. Non tanto appunto, come dicevo prima, per il risultato, ma per l'atteggiamento che abbiamo messo in campo. Da una squadra come la nostra, giovane, ci si aspetta molto di più, ci si aspetta molto più impegno in allenamento, come per riprendere il discorso di prima delle vacanze natalizie, molte sono andate a fare le vacanze a sciare, la settimana bianca, e quindi si è perso inevitabilmente il ritmo che avevamo prima della sosta. E in un campionato come il nostro, anche con la classifica molto, molto corta, basta poco per fare un passo falso. Quindi noi dobbiamo sempre cercare di mantenere la concentrazione, di fare le cose che ci chiede l'allenatore, soprattutto durante l'allenamento, perché poi dopo la partita rispecchia la settimana dell'allenamento. Quindi adesso speriamo che abbiamo appena iniziato il girone di andata. Abbiamo giocato appunto sabato la prima di ritorno, e cerchiamo di riprendere quel ritmo che ci ha contraddistinto all'inizio. Poi noi sappiamo che le prossime partite saranno molto difficili, perché giochiamo contro le,
le prime, diciamo, quelle della prima fascia, sì. a parte una che è Forlì. E quindi sappiamo che saranno momenti difficili. Non dovete abbattervi, se c'è una sconfitta. Esatto, non dobbiamo abbatterci, dobbiamo giocare bene. Per esempio contro Cavezzo, che è la prima in classifica, la partita di andata una gran partita, abbiamo perso solo di 4 punti giocando un buon basket. Quindi noi dobbiamo cercare di giocare così, ecco, di non arrenderci mai e di lottare sempre fino all'ultimo minuto, non invece come è stato nelle ultime partite. Questo purtroppo devo dire, mi aspetto molto di più da me stessa e dalle mie compagne. Ti ringrazio. Torniamo a voi velocissimamente. Ecco, partiamo con te a scalare. Sì. Allora, i prossimi impegni dove andrete? Ti ha già detto il maestro? No. Non si sa, cioè non lo sappiamo ancora. No. Il calendario c'è. La città che ti è piaciuta di più, dove così ti sei incantata a guardarla, dove sei stata e la porti? Monza, Venezia? Beh, Venezia. Venezia, sì. Hai giocato bene a Venezia? Sì. Cioè, ti sei esibita sì, bene? Sì, mi sono presa il bronzo. Uh-huh. E invece Michelle è arrivata prima. Sta Michelle. Il 30 abbiamo la manifestazione qua in palestra a Borgotaro? Sì, via Piave. E facciamo il cambio di cintura e cerchiamo di andare avanti. Allora, facciamo dire i primi appuntamenti che avete, così diamo già un calendario. Il 14 di febbraio abbiamo questo appuntamento che diceva qui a Borgotaro, che è il passaggio di cintura il sabato 30, e poi abbiamo un appuntamento il 14 di febbraio, la seconda domenica di febbraio a Forlì, adesso San Valentino, li fai lavorare per San Valentino. È domenica. 14 domenica. E abbiamo abbiamo le selezioni del campionato assoluto e partecipa Laura, e poi abbiamo sempre lì una gara promozionale per i ragazzi esordienti, quindi loro parteciperanno sicuramente, e poi abbiamo un'altra gara in febbraio, e adesso non ce l'ho in mente il calendario, comunque ogni mese poi io vedo, non è che partecipo a tutte, io cerco di andare dove... Anche per non magari stressarli troppo. Certo, poi questo è uno sport individuale, uno sport dove si acquisiscono punteggi anche senza, basta partecipare a alcune gare. Poi sì, il calendario è già fatto e adesso non mi viene ancora in mente, però per adesso questi due appuntamenti sono sicuri e ci sarebbe una gara anche il 7 a Milano, a Padova. Ma il 7, il carnevale qua a Borgotaro. Carnevale a Borgotaro è sacro. Dobbiamo rinunciare a questa gara a Padova. Pensa alla Gloria, cosa starà già pensando, dove andranno a finire questi... E poi Piero, i miei giocatori, dove andranno? Dove andranno? La tradizione purtroppo non si può. Non si può. E poi finirà anche le feste. Anche queste feste, e finalmente torneremo allo sport. Torneremo allo sport, come si deve. Bravo. Michelle, allora, con quel tuo sorrisino lì, cosa ci vuoi dire, Michelle? Qual è la città che ti ha così fatto innamorare proprio? Beh, dove siamo andati a fare le gare ci siamo stati in giornata, per cui non l'abbiamo visitata. Hai visto poco? Sì. Però a Cesenatico, che ci siamo stati 3 giorni, siamo riusciti un po' a visitarla. Ecco, proprio tu hai avuto la possibilità di conoscere, facendo questo sport, tanti amici che magari prima non avevi, no? Sì. Oh, contenta? Sì. E i genitori cosa ti dicono quando arrivi a casa con queste medaglie, questi diplomi? Sono contenti? Sì, abbastanza. Sono i primi tifosi tuoi? I primi tifosi, Bene. Busseto ha fatto un grosso successo, non ti ricordi? Busseto, anche lì il carnevale non finire Busseto, Ci siamo andati l'ultima settimana di ha vinto troppo, ha vinto già troppo, non se li ricorda tutte le cose, cioè. Troppo hai vinto. Dimmi. Ha vinto tutto lei, ha vinto
Dimmi. E se siamo riusciti ad arrivare sul podio è grazie al nostro maestro Francesco e a Laura. Bene. Ma e per te invece? L'emozione più grande qual è stata sino a questo momento? Quanto hai? 11 anni? Sì. 11 anni. È stato a Cesenatico, che oltre a fare gli allenamenti in compagnia di altri, siamo andati sulla pista di ghiaccio a Milano Marittima, che si trova vicino a Cesenatico. E lì non abbiamo dato tanto successo perché siamo caduti molte volte. Che fino adesso poi noi abbiamo detto rose e fiori, ma non è tutto così, che per arrivare sul podio abbiamo fatto tanta fatica con tanti allenamenti di un'ora e mezza e company. Abbiamo fatto tanta fatica e ci dobbiamo allenare sempre per arrivare ai sempre nostri successi. Come diceva Mike Buongiorno, sempre più in alto. Te non c'eri, ma lui diceva queste cose. Perciò miri in alto tu, no? Sì. Vero? Bene, allora Gian, se sei pronto io ti leggo i risultati della terza categoria, vediamo un po' come sono andati a finire. Mi spiace per il mio amico Galimberti perché è caduto in modo un pochettino così, che nessuno di noi se l'aspettava. Vediamo un po', Basilicanova, Mercury 3-3. Bedognese, la Coop Nord-Est 1-1, Solignano Torile 0-1, Interclub Felegarese 3-1, Palanzano Terre Alte non disputata, Sala Baganza Sissa 0-2, Carignano Valparma 1-1, Crociati Noceto Varanese 1-0, incredibile ma vero, perché i Crociati Noceto hanno messo in grossa difficoltà il Varano. La classifica è questa, il Varanese sempre prima, però subito dopo il Sissa e così via. Ma a noi quello che interessa è la Varanese, perché è molto vicina a noi, per cui il Varano interessa commentare soprattutto Terre Alte e naturalmente Bedognese. Vorrei cominciare da te e vedere un po', poi torniamo alla fine anche al Borgo Taro, perché mi interessa parecchio capire dall'amico Piero che cosa sta succedendo. Beh, il Bedogna va molto meglio rispetto all'anno scorso. Possiamo anche, allora, quando Gian è pronto a far partire le immagini, così vediamo anche qualcosa che l'amico Stefano ha realizzato ieri a Bedogna. Hanno completato un po' più la rosa rispetto all'anno scorso e non sono ancora al massimo. Secondo me il prossimo anno punteranno ai posti un po' più alti, però quest'anno Varanese e Sissa noi li abbiamo incontrati l'anno scorso che eravamo in terza, sono le squadre un po' più complete, infatti sicuramente Varano verrà su sicuro, anche l'anno scorso è stato in lotta con noi fino alla fine e anche il Sissa c'è una bella squadra, sicuramente loro due saliranno sicuramente. E invece il Berceto, vabbè, non ha giocato, però è un po' inguaiato. Per fortuna non si retrocede in terza. Per cui vabbè, comunque in fondo ci sono Crociati Noceto e la Dinamo che anche loro sono messi piuttosto male. E niente, il Gabo lo conosco che ci ha allenato. Gli faccio in bocca al lupo per il prossimo anno a cercare di salire. Così anche il Bedogna, speriamo che sia così, almeno in seconda ci saranno un po' più derby. Non sarebbe male, questa sì, è una bella parola. Se non sale il Borgo Taro. Sentiamo Piero come la pensa, anche lui ha un sacco di amici in giro per queste società, per cui. Beh, la Bedognese è composta da 8-9 giocatori provenienti dal nostro vivaio. E quest'anno sta facendo un buon campionato anche perché ha qualche giocatore di categoria superiore, tipo il portiere Tambini, Giacomo, Albarelli ed altri che possono giocare tranquillamente in seconda categoria. Tornando al discorso sempre di quando si riprende il campionato, la Varanese prima in classifica ha perso contro l'ultima in classifica che era i Crociati Noceto, che non aveva mai vinto
e ha battuto la Varanese. Sì, sì, infatti quindi, siamo stati al telefono un quarto d'ora, mi ha spiegato. E ci giriamo intorno, a volte evidentemente che i giocatori della Varanese la testa l'hanno usata poco per preparare questa partita. E siamo sempre lì, la testa fondamentale in qualsiasi sport e i risultati lo dimostrano. Perché anche l'amico che fa le corse ha confermato questo, perché quando sei da solo è ancora più importante la testa, perché ti fa andare avanti, ti fa superare delle difficoltà, ti fa dare il massimo, ti fa stringere i denti, ti fa fare sacrificio, fondamentale, per me è fondamentale, lo ripeto. Sentiamo Alessandro. Sulla terza so poco, vi dico la verità, però dai, vista la classifica al Bedogna sembra messo bene. Si è messo piuttosto bene. Poi vedo le immagini che punti, ha fatto gol sul rigore Squeri, mio amico, quindi non lo sapevo, lo vedo adesso. No, dai, speriamo, come ha detto Daniel, che fra qualche anno ci sia qualche derby in più in seconda categoria. Sì, e perché no, anche più su magari. Anche più su, certo. Sì, anche perché la Borgottaro l'anno prossimo va su. non inquadrate, Brinda. Fatto gesti scaramantici improponibili. No, comunque. Facciano in bocca al lupo anche agli amici di Bedogna, che speriamo che ritornino in seconda, se non in prima. Via. Ecco, vediamo, la prossima partita, il Bedogna va a Feregara. Vediamo veloce, Varanese gioca in casa con la Dinamo Solignano e le Terre Alte giocano con l'Inter Club, un bruttissimo scontro. Chi vuole commentare questo, Piero? Queste tre match che ci saranno la prossima settimana. Allora, Terre Alte contro? Allora, le Terre Alte sono con l'Inter Club, giocando in casa, permettendo il tempo. Beh, penso che qua si possa puntare alla vittoria, perché le Terre Alte comunque ha una classifica un po' deficitaria, però qualche giocatore discreto, di buone qualità, ce l'ha. Poi l'allenatore è esperto, ha giocato tanti anni, ha fatto l'allenatore a Compiano, alleni in portiere a Noceto, quindi penso che possa dare quel qualcosa in più in questa categoria. Mentre la Bedognese va a Felegara, sì. E anche lì il risultato aperto, si può anche portare a casa i tre punti. E mentre la Varanese, sì, credo che debba riscattare questa sconfitta immediatamente, perché non immediatamente l'amico Galimberti deve dare un po' la sveglia anche lui ai suoi giocatori, e sicuramente la darà, perché è un allenatore preparato. Ecco, ti faccio l'ultima domanda per quanto riguarda, poi dopo facciamo il gioco finale, perché siamo nella ras finale. L'ultima domanda per il Borgottaro. Sicuramente è una settimana dove vi guarderete in faccia, no? Penso proprio di sì. Hai messo quel cappello lì che non ti vedo bene. Ecco, va bene? No, certo, va bene. No, vi guarderete in faccia. A guardare in faccia i miei giocatori. I tuoi giocatori. Che cosa gli direte? Te, i tuoi dirigenti, l'allenatore, partendo sempre dal presupposto che quando si fa, non si è professionisti, non si può pretendere che uno vada a letto alle 8, insomma. Assolutamente no, ma no, sul sabato sera stavolta non posso dire niente, e devo dire che si sono comportati in modo esemplare, lo posso garantire, e non è stato quello, è proprio l'approccio che viene da lontano, quindi dagli allenamenti fatti diciamo così a sbalzi, nel senso che andava via quattro giorni a sciare un gruppo, poi quell'altro andava via con la morosa, quell'altro doveva rientrare a casa che abita qua a Borgottaro, però ai genitori da un'altra parte, quindi non ci sono state le presenze continue per poter svolgere degli allenamenti buoni, tirati, buoni, cioè. C'erano da fare dei richiami, si sono fatti a tratti, non sempre con continuità, ma quello da dire, l'ho detto in sintesi prima, abbiamo toccato i punti dove bisognerà toccare, e sarà, però negli spogliatoi noi ci diciamo parecchie cose e lo diciamo sempre guardandoci negli occhi e non... E non, a me,
me le cose piace dirle guardandoli negli occhi, guardandoli e dirli in faccia. A me non piace la gente che parla male dei propri giocatori al bar. Certo, bruttissimo. Convinto se devo dire qualcosa al mio mister, vado nello spogliatoio del mister e ci confrontiamo, e se devo dire qualcosa ai giocatori lo dico certo nello spogliatoio. Allora, sentiamo poi ragazzi velocissimamente, cosa vi piace di questo sport? La domanda è per tutte e tre uguale, cosa vi piace? Perché continuerete con tanto, tanto amore, tanta dedizione a fare questo sport? Perché questo sport non ti fa crescere solo con il fisico e i muscoli, ma anche con la testa. Bravo, bravo, bravo. Per te? Mi piace, come ha detto lui, sì, e anche perché ormai è da tanti anni che ci sono e mi diverto insieme agli altri. A Di Mattia voglio chiederti una... sì, sentiamo lei prima, sentiamo lei, poi dopo invece c'è una domanda diversa. Karate, cioè, è soprattutto uno sport di difesa, tra cui mi piace anche per quello, e... c'è molto da lavorare, per cui cioè, insomma è bello, bello. Mi piace. Allora Francesco, a te chiedo una cosa, quando arriva un nuovo, come cioè, un nuovo concorrente, un nuovo partecipante, cioè un ragazzo nuovo, una ragazza, qual è il primo discorso che gli fai? Ma io lo metto subito all'opera, voglio vedere quello che sa fare, poi mi metto lì a costruirlo, perché sai, noi dobbiamo costruire dei ragazzi polivalenti e versatili. E ti è capitato di dire a qualcuno dopo un po'? Poi mi fregano, perché quando arrivano a 11 anni quelli del calcio me ne hanno presi tanti, me ne hanno presi tanti, ma come bravo quello lì, viene a giocare a calcio, se ne vanno a giocare a calcio, ma fanno bene, perché il karate non si guadagna niente, o a basket. Ultimamente anche, anche nel calcio. Ultimamente. Comunque non gli faccio dei discorsi, oltre a conoscerlo, a sapere chi è e chi non è, cosa fa e cosa non fa, perché è venuto a far karate, sicuramente queste domande gliele faccio, però poi voglio vedere come si muove, perché da come si muove io posso iniziare a, il percorso. A, il percorso di costruzione dell'atleta. E, che si, certo, più il soggetto è giovane e più io riesco a lavorarci su, a lavorarci su e a tirargli fuori le qualità che ha. Certo. E mi possono venire anche uomini di 50 anni, 60 anni, non c'è problema, si fa un lavoro più amatoriale. Facciamo un lavoro molto più blando, molto più amatoriale, così tanto per conoscere l'arte marziale. E per dire, oh, anch'io l'ho fatta, però sicuramente a quell'età, anche se viene da uno sport e per caso fosse stato un grande campione, non riesce a fare quello che fanno i piccolini, anche certo. Perché la mobilità articolare più di tanto non puoi più migliorarla, che per noi è importantissimo, visto che per le escursioni che facciamo solamente con i calci e per quanto riguarda anche la forza rapida non riesci più a migliorare più di tanto, e quindi però io ho delle persone di una certa età che si allenano e sono tutte contente, basta che se riescono a fare una decima parte di quello che riescono a fare loro sono felici, sì, loro sono felici, non pretendono di cose, no, vogliono soltanto partecipare. Beh, il movimento, uno si allena, certo, si mantiene partecipare in forma, fare lo sport fa e praticare bene, questa disciplina, per dire, anch'io la pratico, l'atletica, il karate, il rugby, pallacanestro, pallavolo, sì, ma ecco, poi tutti gli sport sono uguali, sicuramente se uno certo. Va a giocare a calcio a 30 anni non penso che abbia dei grandi successi, no. O basket è un'altra cosa, o anche a correre penso, cioè, però resiste, la resistenza, la resistenza anche, ci può essere, si può essere, sì, sicuramente. Gloria, sì. Allora a te voglio chiedere una, qual è la caratteristica migliore della tua squadra e quella che invece a volte vi penalizza un po'? Allora noi siamo penalizzate dai lunghi, dai, no? Dai lunghi, non esatto, ci sono i lunghi. Stavo appunto dicendo, e pecchiamo un po' a livello fisico, nel senso che incontriamo squadre che fisicamente sono molto più forti di noi, più alte, più grosse tra virgolette,
e quindi ci mettono molto in difficoltà. Poi siamo una squadra molto giovane, per cui anche per questo penso che siamo un po' altalenanti, quindi una partita andiamo benissimo, un'altra così così, ci manca anche magari la convinzione di poter fare determinate cose, l'esperienza e niente, questo direi che sono diciamo le cose che ci penalizzano di più. Invece noi dobbiamo puntare, appunto perché siamo giovani, sulla rapidità, sulla velocità, sull'aggressività, sulla difesa. Queste devono essere le nostre caratteristiche che dobbiamo portare in tutte le partite e anche in allenamento, ovviamente, come dicevo prima. Fabio, vogliamo dire quanti siete nella vostra squadra, chiamiamola così, società che avete formato, e quali sono gli obiettivi, a parte la realizzazione di questo evento a Borgo Taro, che vi prefiggete quest'anno, a livello personale in questo caso? Ma la squadra ha un'ottantina di iscritti e atleti una trentina. Siamo una squadra giovane, siamo una squadra di amici, siamo diventati un bel gruppo. Organizziamo tre gare sul territorio qua da noi e partecipiamo a gare in tutta Italia, si può dire, perché il bello di correre è che poi c'è un calendario talmente ampio adesso che uno può andare a correre dove vuole ogni giorno. Abbiamo dei ragazzi che si stanno impegnando, che si stanno allenando tanto, e c'è anche qualcuno che può andare bene. Per ora possiamo solo che crescere, possiamo praticamente, perché siamo giovani, quindi è una squadra che è nata per gioco e per scherzo, e adesso stiamo cominciando a ottenere i primi frutti con nuovi tesserati, nuove persone che vogliono fare questo sport, sia a livello che sia per la classifica o che sia per andare a fare una corsetta per la salute personale o per il benessere personale. Certo. Bene, allora adesso io voglio ringraziare, poi siamo in chiusura veramente, ultima domanda la farò solo ai tre del calcio, perché è il gioco che ormai sta appassionando perlomeno qualcuno, così facciamo un po' di polemica. Ringraziamo tutta RTA, ringrazia naturalmente Jean-Louis e Bazzani, la replica va in onda domani alle 17.30 di Punto Sport, sempre su Facebook in qualsiasi momento, per cui vedrete questa tappa, chiamiamolo così, del lunedì, come quando volete. Ringraziamento a tutta la squadra, all'amico Berni, eccetera eccetera, e grazie a Jean-Louis che dopo di noi manderà in onda il suo Atlas, le immagini più belle al mondo. Ringrazio coloro che ci mandano però in onda proprio quasi fisicamente, che sono in questo caso il Tasto Economico, Contini Petroli, Conad di Avalli, Macelleria Savani di Germano, Bottega del Pane a Borgo Taro, Gioielleria Romano a Bedonia, Cattolica Assicurazioni a Borgo Taro, Nunziatini e naturalmente Moretti Sport, Borgo Taro e Bedonia, Nunziatini Impresa Edile, Caseificio Borgo Taro a Ponte di Scodelino, Metà a Supermercato a Bedonia, Centro Edile, diciamo l'azienda che più di ogni altra è coinvolta nello sport, Tutto per l'edilizia a Borgo Taro, Immobiliare Valtaro a Borgo Valditaro, anche questa è un'azienda molto, molto partecipe nello sport, ancora Autoscuola Borgo Tarese della famiglia Mellei, sempre a Borgo Taro, ZM Infissi dell'amico Zucconi Massimo a Borgo Valditaro, Macelliere Brugnoli, la carne equina e carne genuina a Borgo Valditaro, Compec, un'azienda borgotarese a livello internazionale, per cui altre aziende importanti, Stile Divino, bar che fa incontrare tanti amici in Piazza Farnese a Borgo Taro, Borgo Video, un bel film non manca mai in Via Nervesa, Easy Play, le varie giocate a livello sportivo, le partite da vivere con gli amici, anche l'ipica a livello internazionale e nazionale, le partite di Champion non in Via Nervesa, Borgo Hotel, tutto sulla telefonia mobile e non solo in Via Nazionale, e ancora Costella Daniele, il tinteggiatore di fiducia. Questi sono alcuni degli sponsor che vanno davvero ringraziati. Allora, per quanto riguarda il calcio, la domanda è semplice, fa discutere sicuramente, perché poi faremo chi ha vinto alla fine di tutta questa edizione di Punto Sport. Meglio
Maradona, Pelé, Di Stefano. Tu ne hai vissuto poco di questi giocatori, però ti sarai informato. Pelé. Sempre parlando di testa, sia dentro il campo e anche che fuori. Fuori dal campo. Contando la testa, Pelé, però ho visto anche Maradona, ho visto fare cose incredibili, quindi Pelé l'ho visto meno, quindi sono un po' indeciso, però come contando la testa sicuramente Pelé. Alessandro. Le doti di Maradona non ce le ha neanche Messi adesso, quindi io dico Maradona, senza un po' di dubbi. Vabbè, e invece agli altri, e poi dopo dirò anch'io la mia, voglio dire che cosa vi aspettate dal 2016, velocissimamente, così poi ci salutiamo. Ah beh, ci aspettiamo un anno di sport, un anno di sport fatto bene, in amicizia, in allegria e... i risultati, se ci sono ci sono, se non ci sono, l'importante è divertirsi. Gloria, io mi aspetto da te un ritorno qui, va bene, dai, promesso. Tu porta anche una tua collega. promesso, cercherò di coinvolgere anche qualche altra mia compagna. Bene. Per il 2016 mi aspetto una salvezza tranquilla, è quello a cui puntiamo. E secondo me siamo già migliorate molto dall'anno scorso, quindi le ragazze giovani stanno crescendo, spero che crescano ancora, e di salvarci tranquillamente evitando la zona play-out, perché nelle nostre possibilità è pericolosa. Esatto, è sempre pericolosa, quindi è meglio non rischiare. Cosa ti aspetti? Di vincere qualche medaglia? Sì, quello sì, di migliorare sempre di più. Va bene così, non ti preoccupare, è lui che ti mette in soggezione, io lo so. Cosa ti aspetti dai ragazzi, velocemente? Un anno di successo, di successi per i miei atleti, per la mia associazione sportiva. Bene. Michel. Mi aspetto che si vada avanti nello sport e... contenta così comunque, no? Sì. Lui invece ha delle pretese, lo vedo. In questo periodo abbiamo il salto di qualità e quindi... È già tecnico. Abbiamo nuove proposte, quindi vincere nuove gare, salire sul podio. Bene, io volevo dire ai miei amici interlocutori del calcio una cosa. Io ho visto recentemente dei filmati che prendevano in esame... un giocatore che tutti quanti hanno dimenticato. Ma non l'hai neanche pronunciato te? No, io no, perché non è il più grande, Ecco, è Jos Best. Io l'ho visto fare cose che né Maradona né Pelé hanno mai fatto. Poi dopo sicuramente adesso diranno, ecco questo qui che vuole dettare, ha giocato troppo poco, ma per davvero cose, sembrava che giocasse con le mani, questo qua. Peccato che... insomma, alcuni fattori non proprio calcistici abbiano reso questo giocatore forse unico, però insomma con una carriera molto breve. Io vi ringrazio, vi applaudiamo a questi nostri ospiti, caro Gian, perché è grazie a voi che possiamo andare in onda e regalare al nostro pubblico il nostro sport locale, che dal calcio, la pallavolo, pallacanestro, rugby, sta venendo fuori rugby, karate, la corsa, l'atletica, calcio femminile, calcio a 5, c'è di tutto di più, e spero che sarete sempre in questa trasmissione i benvenuti. Grazie e in bocca al lupo per tutte le vostre partite. A te mi raccomando, domenica. Anche per te, Piero, cosa fai? Buonanotte.